Cosenza, nuovo incidente mortale sulla strada statale 106. Il dolore dell'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106. Nicotera, trovata coltivazione di canapa composta da 10.000 piantine. Furti e ricettazione, blitz tra Lamezia, Catanzaro e Gioiosa, 12 arresti e un sequestro. Dichiarazioni fiscali false, 361 denunce. Usura, operazione dei carabinieri, emesse 14 misure cautelari nel Cosentino. Anoia, raccolta di firme per la riapertura dell'ufficio postale. Con una petizione pubblica, cittadini e amministrazione comunale si mobilitano per la riattivazione dello sportello soppresso. Povertà dilagante, il governo regionale intervenga. Dichiarazione del segretario generale CISL Calabria Paolo Tramonti. Reggio Calabria, il 29 giugno la UIL Temp, in sinergia con la Camera Sindacale Territoriale UIL Reggio Calabria, presenta la proposta metro presso Palazzo Alvaro. A Goel, gruppo cooperativo, il premio Giorgio Ambrosoli 2018. In viaggio con Sole Insieme, la nuova collezione estiva della Sartoria Sociale. Corrado Alvaro viene portato in scena dalla compagnia Officine Ioniche delle Arti. Estate ragazzi all'insegna dell'evangelizzazione a Gioia Tauro. Buonasera e benvenuti all'informazione di Piana TV. Cronaca. Un uomo alla guida di un furgone Fiat Iveco è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada statale 106 a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale e sono in corso accertamenti. La vittima aveva 75 anni. L'associazione Basta Vittima sulla strada statale 106, sul proprio profilo Facebook, ha accolto con dolore e grande rabbia l'ennesimo incidente mortale avvenuto pochi minuti fa sulla strada statale 106. Il presidente Fabio Pugliese, più volte è stata segnalata la grande pericolosità di questo tratto di strada, dove non si è mai visto alcun intervento di messa in sicurezza. Una coltivazione di canapa indiana composta da oltre 10.000 piantine è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Tropea in località Scogliera Provenzana tra Nicotera e Joppolo. Le dimensioni considerevoli della piantagione, insieme alla scoperta di un deposito con 5 kg di sostanza vegetale secca, fanno pensare agli investigatori che quello che è stato scoperto rappresenti un centro nevralgico della produzione di stupefacente della provincia di Vibo Valentia. Le indagini dei militari proseguono per identificare le persone che avevano avviato e gestito la coltivazione. La scoperta delle piantine di canapa indiana è stata fatta dai carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina, insieme ai militari dello squadrone cacciatori di Calabria e della compagnia intervento operativo del 14° battaglione di stanza a Vibo Valentia. Dodici ordinanze di custodia cautelare e il sequestro preventivo di un'impresa. I provvedimenti emessi dal GIP di Lamezia Terme su richiesta della Procura della Repubblica locale sono stati eseguiti stamani all'alba nei confronti di altrettante persone, per lo più di etnia Rom, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione. Il servizio del corrispondente CN24 TV. No, no, no.
12 ordinanze di custodia cautelare e il sequestro preventivo di un'impresa. I provvedimenti emessi dal GIP di Lamezia Terme su richiesta della procura sono stati eseguiti stamani all'alba nei confronti di altrettante persone, per lo più di etnia rom, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione. I furti anche di una certa consistenza e ricettazioni, sodalizio criminale che, per quello che si è accertato, ha operato un po' in tutta la Calabria, perpetrando appunto queste attività delittuose, talvolta anche programmate in ragione di quelle che erano le esigenze e le aspettative degli stessi ricettatori. Ad effettuare il blitz tra la città della Piana e il capoluogo di regione, Gioiosa Ionica, sono stati gli agenti del commissariato di polizia Lametino, della squadra mobile di Catanzaro e del reparto prevenzione crimine Calabria. Le indagini sono scattate a seguito dell'omicidio di Francesco Berlingeri, il fruttivendolo allora 57enne ucciso a San Biase nel gennaio del 2017. E la chiave di volta è stata l'attività sull'uso di un'autovettura, una Volkswagen Golf, intestata a un familiare della vittima. Proprio da qui si sarebbe partiti per poi arrivare infatti ad accertare molti episodi di furti e ricettazioni in concorso, messi in atto da soggetti appartenenti, come dicevamo, alla comunità rom da tempo stanziali nella provincia catanzarese. Reati che sono stati commessi sull'intero territorio calabrese, in un arco temporale che va dal febbraio a luglio del 2017, e con un modo di operare che ha portato gli inquirenti a ipotizzare l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere. A seguito dei necessari riscontri durante le indagini, sono stati numerosi i veicoli e il materiale proventi dei furti che sono stati ritrovati e riconsegnati agli aventi diritto. Alla fine, nell'operazione che è stata denominata Golf Tour, sono finiti in manette Cosimo Passalacqua di 45 anni, Giovanni Berlingeri di 59 anni e Giovanni Berlingeri di 53 anni, Angelo Guerino 24 anni, Mario Maruca 59 anni e Domenico Bevilacqua 59 anni. Il gruppo di Locri della Guardia di Finanza ha scoperto una truffa ai danni dell'erario per un ammontare di 2 milioni di euro, messa in atto attraverso dichiarazioni fiscali non veritiere. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 361 persone, 6 responsabili di altrettanti centri di assistenza fiscale e 355 contribuenti. L'ammontare della truffa, secondo quanto riferisce la Guardia di Finanza, è di circa 2 milioni di euro. Le indagini delle Fiamme Gialle si sono concentrate ad Africo, Platì, San Luca e Bovalino. Ne è emerso in particolare un sistema fraudolento finalizzato all'indebito percepimento anche di doppi rimborsi dell'IRPEF. Alcune persone, inoltre, avrebbero indebitamente richiesto e ottenuto rimborsi fiscali relativi ad ingenti crediti, non giustificati nella maggior parte dei casi dalla loro modesta situazione reddituale, derivante quasi sempre da contratti di lavoro a tempo determinato. I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno effettuato un'operazione per l'esecuzione di 14 misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo nei confronti di altrettante persone accusate di aver gestito una vasta attività di usura. Oltre 100 militari hanno eseguito le misure nei comuni di Cosenza, Trenta, Rovito, Mendicino, Rende, Rose, Luzzi e Massafra. Le indagini condotte dalla Compagnia di Cosenza dell'Arma sono state avviate a seguito della denuncia presentata da due commercianti, titolari di una storica gioielleria cosentina, vittime di usura. Nei confronti delle vittime, secondo quanto emerso dalle indagini, venivano applicati tassi usurari mensili, oscillanti tra il 10 e il 100%. Vediamo il servizio del corrispondente CN24 TV. Da una parte semplici cittadini in difficoltà e commercianti in crisi economica, entrambi accomunati dal bisogno di denaro. I primi per far fronte alle esigenze di vita quotidiana, gli altri per poter continuare la loro attività. Dall'altra un gruppo di aguzzini senza scrupoli, pronti intanto a prestare i soldi con interessi che mensilmente oscillavano tra il 10 e il 100%, ma soprattutto senza remore nel far ricorso alle minacce o anche alla violenza fisica per farsi restituire il denaro prestato a tassi usurai. Il profilo delle vittime sta ad indicare che questa è l'usura ai danni della povera gente.
e sta a indicare che questo tutto è tranne che una società ricca, opulenta, che si diverte ed è contenta. Questa indagine evidenzia che cosa? L'usura e i danni della povera gente, delle persone normali che hanno bisogno di 50 euro per andare a fare la spesa, di persone che stanno scendendo piano piano i gradini della scala sociale per arrivare veramente a livelli di povertà estrema. Quindi questa è un'indagine che va a colpire chi sfrutta questa situazione, chi assembla le usure e i danni di persone che devono dare 50 euro, 100 euro, che per queste cifre minaccia la morte. Questo è lo spaccato che emerge dall'indagine dei carabinieri di Cosenza, che stamani all'alba hanno fatto scattare l'operazione Finerator, con la quale hanno eseguito 14 misure cautelari con l'accusa di usura ed estorsione. L'imponente blitz, che ha visto impegnati oltre 100 militari, è stato eseguito nel capoluogo, ma anche nei comuni di Trenta, Rovito, Medicino, Rende, Rose, Luzia e Massafra. Questo è un fenomeno tentacolare su questa città. Noi invitiamo le persone a denunziare gli usurai perché l'indagine ne è una riprova. Quando noi abbiamo una denuncia siamo in grado di colpire nel modo più fermo e più rigoroso possibile. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata da due titolari di una storica gioielleria cosentina che hanno raccontato di essere stati appunto vittime di usura. Noi partiamo da una denuncia e su cui abbiamo sviluppato un'attività estremamente importante da parte della polizia giudiziaria che ci ha portato a tutta una serie di risultati. Le altre vittime di usura non sono dei denunzianti volontari, sono persone a cui è stato evidenziato una situazione e non hanno fatto altro che ammetterla. Da qui le investigazioni che hanno portato a documentare una capillare rete di soggetti che avrebbero elargito i prestiti a tassi usurai sia a privati che a commercianti in condizioni di grave disagio economico. Alla fine gli inquirenti ritengono di aver accertato le responsabilità di ben 18 presunti aguzzini. Si è inoltre scoperto come alcune delle 17 vittime identificate fossero talmente pressate da una gravissima condizione finanziaria e da esigenze di sopravvivenza delle loro attività economiche da aver contratto contemporaneamente dei debiti con più usurai nel tentativo di far fronte alle incessanti sollecitazioni di pagamento e saldando le posizioni debitorie più impellenti. I cittadini del paesino di Anoia Inferiore chiedono la riapertura del piccolo ufficio postale soppresso. La mobilitazione aveva visto i cittadini e l'amministrazione comunale in prima linea già nel 2014, ma la speranza di tenere aperto lo sportello era stata disattesa. I cittadini di Anoia però non si sono arresi e ci riprovano con un secondo appello, chiamando a raccolta non solo i residenti ma anche gli utenti dei paesi vicini, attraverso una sottoscrizione prevista per domenica 1 luglio dalle ore 8 presso Piazza Cananzi, con un banchetto per la raccolta delle firme attiguo al sagrato della Chiesa, nella speranza questa volta di far ottenere finalmente i risultati desiderati. L'ultimo rapporto Istat conferma ancora una volta la gravità della situazione sociale in cui versa la nostra regione, prima in Italia in termini di povertà. Ben il 35% delle famiglie residenti nel 2017 è collocato al di sotto della soglia di povertà relativa, con una percentuale rispetto all'anno precedente dell'1,1%. A tutto ciò si aggiungono ulteriori primati negativi in termini di PIL, reddito pro capite, consumi e un tasso di disoccupazione che, nonostante una piccola ripresa dal 2007 al 2017, è pressoché raddoppiato, passando dall'11,1% al 21%. Uno scenario veramente drammatico, afferma Tramonti, che impone una maggiore attenzione di politica e istituzioni a tutti i livelli, nella consapevolezza che se non si interverrà con urgenza, il rischio è quello di sprofondare ulteriormente in un abisso di povertà e disagio sociale di proporzioni ancora maggiori di quello attuale. E prosegue l'attività sul territorio della UIL. Venerdì 29 giugno alle ore 16:30 sarà la volta della presentazione alla cittadinanza dell'iniziativa denominata Metro, elaborata dal gruppo dirigente della UIL Temp di Reggio Calabria.
In questo momento di crisi economica e sociale che il nostro territorio sta attraversando, afferma il segretario provinciale Will Tempo Stefano Princi, la nostra categoria sindacale vuole rimettere al centro il tema dell'occupazione. Per questo nasce Metro, con l'intento di valorizzare i vecchi mestieri e scoprirne di nuovi attraverso la formazione professionale. Un progetto che nasce proprio dallo studio relativo ai bisogni delle fasce deboli dell'area metropolitana di Reggio Calabria, che fotografa un alto indice di disoccupati e inoccupati. L'iniziativa, che si svolgerà presso Palazzo Alvaro, sarà presieduta dal segretario confederale della UIL di Reggio Calabria, Nuccio Azzarà, mentre a relazionare saranno il segretario provinciale Will Temp Stefano Princi e la componente della segreteria provinciale Giovanna Russo. A concludere i lavori sarà il segretario nazionale Will Temp Gianvincenzo Benito Petrassi. Per l'esercizio della sua attività professionale all'insegna dei principi di integrità, responsabilità e professionalità nel rispetto e tutela dello Stato di diritto in condizioni di particolare avversità. Con questa motivazione è stato conferito a Goel Gruppo Cooperativo il prestigioso premio Giorgio Ambrosoli 2018. Il riconoscimento gode dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è promosso da Transparency International Italia in collaborazione con la famiglia Ambrosoli per ricordare la tenacia e il senso delle istituzioni dell'avvocato Giorgio. Questo premio va a tutte le donne e gli uomini di Goel che ogni giorno sul territorio costruiscono la speranza in una Calabria diversa, ha dichiarato il presidente Vincenzo Linarello durante la cerimonia di premiazione al Piccolo Teatro di Milano. La forza di Goel, ha sottolineato, è quella di essere una comunità di comunità. E le comunità consapevoli che si organizzano in un progetto di riscatto sono l'unico antidoto radicale ai sistemi socio-politici malati. Durante la serata, menzione speciale è stata fatta ad un'altra realtà calabrese, la cooperativa sociale Valle del Marro Libera Terra. E lunedì 2 luglio dalle ore 17:30 presso le botteghe delle Terre del Sole verrà presentata la nuova collezione tessile estiva interamente realizzata dalla sartoria sociale Sole Insieme. La cooperativa Sole Insieme fa parte del consorzio Macramè ed è nata nel giugno 2014 per dare una risposta al disagio di tante donne con figli minori e senza un compagno. Ragazze madri, donne separate e divorziate, vittime di violenza. L'idea di promuovere un'impresa sociale produttiva è nata da un gruppo di madri sole e di volontari. L'idea di promuovere un'impresa sociale produttiva è nata da un gruppo di madri sole e di volontari che si sono incontrate all'interno dei percorsi di ascolto, condivisione e formazione avviati dalla rete associativa ed istituzionale Madri in Difficoltà. La cooperativa sociale aderisce al circuito Pizzo Free Reggio Libera e il laboratorio sartoriale ha sede in un immobile confiscato alle mafie al centro di Reggio Calabria. Il tema scelto per questa collezione è quello del viaggio, per questo Sole Insieme ha pensato di proporre una serie di borse e sacche mare estremamente versatili anche per affrontare gite e vacanze. L'evento di presentazione di giorno 2 luglio sarà allietato da un reading letterario a cura di Giulia Paola Serranò, da intermezzi musicali del violinista Tonino Nucera e riserverà esclusivi sconti e promozioni per tutti coloro che sceglieranno di sostenere Sole Insieme con l'acquisto di un prodotto della nuova collezione. Il viaggio di Arlo è la storia del membro più giovane di una famiglia di apatosauro di nome Arlo, impacciato e pauroso di qualunque cosa. Arlo stringe un'insolita amicizia con un essere umano di nome Spot. E questa è la storia che sarà il tema dell'estate ragazzi che si sta svolgendo a Gioia Tauro presso l'oratorio del centro giovanile Don Bosco della parrocchia San Francesco da Paola, retta dai Salesiani.
Grazie all'esperienza degli animatori appositamente preparati attraverso una settimana di formazione dei collaboratori e delle famiglie che formano la comunità educativa pastorale, tanto cara a Don Bosco, i ragazzi alla stregua del piccolo Arlo vengono aiutati a conoscere e valorizzare le proprie risorse. La stazione missionaria salesiana di Gioia Tauro ha come riferimento giuridico la comunità di Locri ed è formata da Don Pasquale Cristiani, Don Natale Spina, viceparroco incaricato per i giovani, e il signor Antonio, che collabora sia in parrocchia che all'oratorio. E finiamo adesso con lo spettacolo. Sarà lo spettacolo dello scrittore calabrese Corrado Alvaro ad aprire questo venerdì 29 giugno alle 21 i battenti a questa estate teatrale sullo Ionio, con L'Uomo è Forte, nella magnifica location del Teatro Greco-Romano di Portigliola, all'interno del Parco Archeologico Locri Epizefiri. Tratto dallo straordinario romanzo distopico di Corrado Alvaro, scritto nel 1938, lo spettacolo L'Uomo è Forte nasce dal desiderio della compagnia di continuare a veicolare l'opera del grande scrittore calabrese, abbracciando la sfida creativa di adattare il romanzo per il teatro. Sul palco Americo Melchionda, Maria Milasi, Cristina Mracova, Marco Silani, Andrea Puglisi e Benedetta Nicoletti, con le scene di Gabriele Lazzaro e Virginia Melis. Il testo di Alvaro, messo in scena dalla compagnia Officine Ioniche delle Arti, narra le vicende di un ingegnere che decide di tornare nel suo paese d'origine dopo decenni trascorsi all'estero, dove il regime costituito finalmente garantisce pace, sicurezza e felicità. Ma il pericolo non sembra scongiurato e lo spettro dei controrivoluzionari, cosiddetti nemici del popolo, alimenta tra la gente il sospetto reciproco. Quindi vi invitiamo tutti ad andare a Locri a vedere questo bellissimo spettacolo. Vi ricordiamo che queste altre notizie le potete trovare sul sito pianoinforma.it e sul sito cn24tv.it. L'edizione di Piana News termina qui, vi diamo appuntamento a domani e vi lasciamo con i programmi di Piana TV.